Salve a tutti amici, benvenuti in questa nuovissima puntata di ZercoCraft, la stagione numero 2. Bene, oggi come promesso parleremo un po' delle logistic pipe. Però prima di andarci su queste logistic pipe volevo informarmi che sono andato un po' nel Nether. Come potete vedere anche il mio livello è tornato a livello 6 perché sono morto 3-4 volte. Questi sono i materiali che sono riuscito a raccogliere, perché c'è un piccolissimo problema che raccogliendo questi minerali del Nether i pigmen zombie ti attaccano. Ne ho uccisi qualcuno, infatti mi ha dato anche la statua che ogni tanto mi dà delle gold nuggets che io colleziono qui. Ebbene bene, un'altra novità, sono riuscito a installare la minimappa, solo che è un piccolissimo problema che non mi fa comunque teletrasportare, perché è come se sono non ho le priorità e non so come inserire queste priorità. Ho provato svariate soluzioni, anche scrivere ad esempio game mode 0, ma dice tu non hai permessi per usare questi comandi e non ho proprio idea di come mettere questi permessi, anche perché non è che poi mi sono messo a scervellare più di tanto. Bene, qui ho già, come potete vedere, tolto qualche cesta, ho fatto già la stanzina giù dove andrò a mettere le ceste secondarie. Ora vi faccio vedere, qui è dove saranno le ceste secondarie che le sto riempiendo man mano. Poi, qui ho allungato un cavo che passa di qui, perché qui andremo a mettere, vi faccio vedere, un altro macchinario, perché adesso le logistic pipe hanno bisogno di essere alimentate per funzionare, quindi ci serve questo qui, logistic power junction, una cosa del genere. Comunque ci prendiamo tutto quello che ci serve, i vari moduli li ho anche già craftati, perché sinceramente questa puntata qui l'avevo già fatta, però essendo ero un poco stanco e quindi risultava un po' mettiamo questo qui, facciamo quello là, un po' moscio. Bene, si è rotta l'ascia. Era un pochettino moscettino, non so se si può dire. Comunque, bando alle ciance, faccio dire giusto i vari crafting. Allora, per prima cosa fondamentale ci servono le logistic pipe, le basic logistic pipe, che diciamo è la ricetta principale per craftare tutte le altre logistic pipe. Come si craftano queste basic logistic pipe? Allora ve lo mostro subito. Logistic pipe. Allora, le basic logistic pipe sono queste qua. Si craftano molto semplicemente mettendo un diamond transport pipe, delle semplici cobblestone transport pipe, del glass e una redstone torch e una gold gear. Craft molto semplici, tranne per il diamante, che dovreste trovare dei diamanti per poter fare queste diamond transport pipe. Poi calcolate che con un diamante, anzi due diamanti, perché poi si mette due diamanti sui lati, vedete, e un gold al centro, comunque ve ne dà 8. Quindi non è che ogni diamond pipe di quella vi dà 8 basic logistic pipe, quindi non è molto dispendioso. Poi ci servirà un request logistic pipe, che è questo qui, si fa con un gold gear, una basic logistic pipe e un iron gear, che poi vi farò vedere a cosa serve. Ci serviranno dei logistic cassis MK2, un logistic cassis MK3, che sono anche loro molto semplici da craftare. L'MK3 si fa con tutti i pezzi di iron di ferro attorno, mentre quello MK2 mi sembra solo a metà, se non erro. Sì, è così, tipo cappellino. Sentite la musica? Ho fatto l'aggiornamento. E mentre stavo giocando, mo l'ho alzata la musica perché sentivo delle voci e mi ero un po' preoccupato, anche perché c'è mio fratello a fianco e pensavo che era lui che faceva il cretino, ma in realtà hanno modificato la musica di Minecraft,
che adesso mi sto scervellando opzioni al 6%. Vabbè, comunque continuiamo noi con questo, con le logistic pipe, però le dobbiamo abbassare perché sinceramente sennò questo è un orecchio, viene troppo da ridere. Mettiamolo a 2. Va bene così. Allora, per primissima cosa dobbiamo mettere il nostro logistic power junction, come cazzo si chiama. Noi lo applichiamo qui e lo andiamo a collegare subito. 1 e 1 2. Come potete vedere non si carica perché non abbiamo energia. Bene, perché non abbiamo energia. Perché non abbiamo energia? Vediamo se abbiamo del carbone qui. No. 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 Sì. Ok, 17. Gli ultimi 17 pezzi di carbone, pensate. Gli ultimi 17 pezzi. Bene, bene. Ah, avete visto? Hanno aggiustato la texture qua sui lati. Quindi adesso funziona abbastanza bene. Vediamo se si alimenta. Sì, adesso si sta alimentando. Ok. Ah, anche un piccolissimo problema ho notato. Il mio personaggio ha perso la texture. Non so per quale motivo e non so nemmeno come riaggiustarla. Anzi, sinceramente mi scuccio. Comunque, siamo sinceri. E andremo per prima cosa a mettere il Logistic Assist MK2 alle chest secondarie. Allora, mettiamo uno qui e con la wrench all'interno, come potete vedere, ha due slot. In questi slot vengono messi dei moduli. Vanno il Polymorphic, che vi faccio vedere, si crafta molto semplicemente con un Blank module, che sarebbe fatto con della carta, un gold nugget e della redstone, e poi due pezzi di redstone sui lati, il colore arancione e un iron gear. Cosa serve il polymorphic item sync? Il polymorphic item sync, in pratica, lui legge la cesta e noi quello che metteremo in questa cesta. Lui, se lo trova nella cesta sopra, lo andrà a mettere qua dentro. Ad esempio, se noi abbiamo mettiamo, che ne so, delle nature essence qui, se trova delle nature essence sopra che non sono già messe in quest'altra cesta, lui le trasporta tutte quante qui. Cioè cambia l'immagazzinaggio della cesta a seconda di quello che noi ci andiamo a mettere dentro. Un altro aspetto importante del polymorphic, niente, no, un altro aspetto importante che dobbiamo mettere nell'MK2 è il provider module. Cosa serve il provider module? Per prima cosa serve per far leggere la cesta a tutti gli altri macchinari e in poi dobbiamo mettere un'impostazione molto importante qui. Il mod inventory, in che modo vuole che inve viene inventariata gli items nella cesta? Io preferisco questa qui. Ok, dice preleva tutto dalla cesta tranne un item per tipo, in modo che anche se noi, per esempio, noi qui abbiamo 3 diamanti. Che magari andremo a mettere qui, per esempio, no? Abbiamo questi 3 diamanti. Se noi vogliamo prelevare dei diamanti, ce ne porterà che ne abbiamo disponibili solo 2, perché il terzo rimarrà qui per occupare questo posto, in modo che se noi andremo a mettere qualche altra cosa, non occuperà il posto del diamante. Se noi mettiamo, diciamo, quella opzione e prelevo tutti e 3 i diamanti e arrivano altri lingotti d'oro che magari copriranno tutti gli spazi. Dopo, quando andremo a mettere di nuovo il diamante all'interno della cesta principale, non verrà trasportato più qui perché il polymorphic non vede che c'è il diamante e quindi in automatico non richiama l'oggetto. In poche parole, quindi è una cosa molto molto importante. Vabbè, mo devo sistemare un po' questa cesta, che altrimenti qui
Quindi noi potremo mettere anche le cose molto ordinate. Ad esempio, vogliamo che i diamanti prendano questa linea qui. Quindi questi tre spazi si riempiranno quando andremo a prendere i diamanti. E l'Elder Ore, che ne abbiamo parecchi, magari facciamo questa fila così. E quindi il Elder Ore andrà solo in questa posizione qua. La stessa cosa faremo magari con altri. Più in là, magari poi ci sistemeremo meglio. Le casse poi anche a seconda di quello che andremo a prendere, tipo il ferro che ne abbiamo sempre a bizzeffe, magari ci andiamo a ricoprire tutta questa linea e così rimarrà occupato tutti questi spazi che si riempiranno di iron ingot. Quindi adesso su tutte queste ceste in pratica noi dobbiamo fare questo, dobbiamo mettere queste impostazioni, quindi provider con l'impostazione one item per type, perché ci sono varie impostazioni, tipo c'è cioè normale che normale. Poi togli il primo stack, che sarebbe il primo a sinistra. Togli l'ultimo stack, che sarebbe quello in basso a destra. Cioè tranne il primo stack. Poi tranne il primo e l'ultimo stack. Poi togli tutto tranne il primo un item per stack, cioè rimane comunque uno stack all'interno della cesta. E poi un item per tipo, che è quello lì che diciamo preferisco io. Quindi ci andiamo a mettere anche i polymorphic. Quindi andiamo a collegare anche questa. E facciamo tutto questo con tutte le ceste. Un item per tipo. Benissimo, e allora poi cosa faremo successivamente? Faremo anche un bel impiantino che magari scenderemo il pulverizer e l'iron furnace, la fornace redstone furnace, come la scenderemo giù, che in modo che noi in quella cesta principale, come andranno a finire i pezzi di ore, tipo iron ore o gold ore, in automatico loro si andranno a macerare, a cuocere e poi andranno a finire nelle ceste. Poi vi farò vedere più là questo sistema. Ok, mettiamo anche qua un provider polymorphic, che dobbiamo craftarci degli altri polymorphic. Abbiamo finiti. Sì, uno per tipo, poi ci sono uno e due che non abbiamo i polymorphic e non abbiamo nemmeno il provider module. Poi no, se non mi sbaglio, un provider ci serve per la cesta principale. Ci serve il sì, questo qui ci serve per la cesta principale, quindi non lo possiamo nemmeno mettere qui. Va bene. Allora, adesso andremo a prolungare il tutto verso l'alto. Allora, qui ci serve il Basic Logistic Pipe, che adesso diventeranno tutti quanti verdi perché sono alimentate dal Logistic Power Junction. Dopo questo qui, noi volendo, potremo anche metterci dei Cobblestone Transport Pipe semplici. Anche se io direi di metterci quelli gold. Facciamoci dei transport pipe in gold, così almeno sono più veloci. L'importante è mettere sempre i basic logistic pipe dove ci sono delle curve. Allora, serve solo un glass. Quella è la cosa importante, perché altrimenti i pezzi non saprebbero poi dove andare, perché i basic danno la direzione anche agli oggetti. Allora, quindi facciamo una cosa così. Così. Poi ci mettiamo Logistic MK3 qua. Così. Qui ci andiamo a mettere una cesta. Sì, però prima della cesta ci dobbiamo mettere i. Vediamo se riusciamo a prenderlo da qua. Sì. Allora, nella cesta principale con l'MK3 potete vedere che ha 3 slot invece di 2, perché si chiama MK3. Ci dobbiamo andare a mettere
il provider module, che però qui non andremo a mettere nessuna impostazione normale, perché questa qui è la cesta dove noi, per esempio, andremo a mettere i lingotti di ferro e lui li risucchia e li metterà nelle ceste giù. Diciamo è tipo lo smistamento della cesta, l'inizio dello smistamento delle ceste. Poi ci servirà anche, allora andiamo a riprendere la logistic pipe, il quicksort module. A cosa serve il quicksort module? Questo quicksort module serve proprio per smaltire. In che senso? È lui che dà l'impulso a prelevare da questa cesta e andarla a mettere nelle ceste secondarie lì sotto. Ad esempio, facciamo vedere subito. Noi abbiamo tutto quest'oro, ok? L'oro, ferro. Ok? Che sta tutto quanto qui. Se noi andiamo in miniera, maceriamo per adesso ancora manualmente qui. Infatti ce l'avevo anche già qui. Andremo a prendere il ferro e lo andremo a mettere qui dentro. Anche così. Lui se li risucchia. E andranno a finire in automatico nella cesta dove noi abbiamo messo i polymorphic del ferro. Li posiziono tutti quanti qua. Tutto in automatico, senza aver schiacciato nessun pulsante. Senza aver fatto nulla, solo mettendolo nella cesta. La stessa cosa anche questa. Prende e scende giù. Vediamo se riesco a prendere. No, non riesco a prendere niente. E va bene. Poi, in quest'altro qui, per ultimo e non meno importante, ci serve l'item sync module. L'item sync module serve per non far perdere gli item nelle, diciamo, nelle pipe. Se noi qui andremo a mettere un qualcosa che non è nelle ceste giù, tipo esempio quest'alberi, cosa succede? Lui rimane qua e non parte perché non è nelle ceste giù, quindi il polymorphic non rileva nessuna cesta che ha questo tipo di piante e quindi non lo fa partire. Ma mettiamo il caso che noi giù abbiamo un maceratore e non abbiamo impostato che le polveri vadano a finire nel redstone furnace. Lui cosa fa? Non rimane nel maceratore e lo blocca, ma ritorna indietro in questa cesta. E questa è la funzione fondamentale del item sync module, cioè tutto ciò che non è impostato o che abbiamo dimenticato di impostare, falla ritornare qui. In modo che non si perderanno gli oggetti, magari dentro le fornaci, dentro altri macchinari e via dicendo. Poi, un altro aspetto e cosa fondamentale della logistic pipe, anche molto carina, è questo. Allora, visto che qui adesso ci sarà ci sarà una curva T, ho perso proprio le parole definitivamente. Io direi di andare a mettere un basic logistic pipe. Però mo se lo rompo l'ho aperto. Ma non c'è. L'abbiamo preso. Ok, devo mettere qualcosa così. Qualcosa così. E poi qui possiamo tranquillamente mettere quelle di oro. No, facciamolo un poco più alto ancora. Se no si collega alla cesta. Si collega alla cesta qui. Oh, devo scendere la cesta più giù. No, va bene qua così. Facciamo così. E qui ci andiamo a mettere un request logistic pipe. Ed ecco che inizia la canzone di nuovo. Ok. A cosa serve questo request logistic pipe? Se noi andiamo a premere col destro con la wrench col destro con la wrench sulla questa request logistic pipe, ci aprirà una pagina dove noi possiamo richiamare gli oggetti che abbiamo nelle ceste giù. Ad esempio, ci serve del glass. Andiamo qui, sceglieremo la quantità, per esempio 2, facciamo request. E come per magia niente, perché va a finire in questa cesta e ritorna giù. Quindi non va bene così, per niente.
Allora, facciamo una cosa molto semplice, molto easy peasy lemon squeezy. Facciamo questo qui, lo andiamo a eliminare. Non ho nemmeno più l'ascia che si è rotta. Ok. 1, 2 e 3. Troppo distante? Ma noi non ce ne frega le mete chip, poi lo sistemo io. Allora, abbiamo detto 3. Facciamo così. Pum. E lui ce li fa arrivare. Però visto che noi l'abbiamo chiuso e noi ce li andiamo a mettere qui, lui se li richiama e li va a mettere di nuovo a posto nella cesta sotto. Molto semplice. Sì, mettiamolo qui, molto meglio. Ok, andiamo a richiamare gli oggetti qua. Ed abbiamo finito il nostro impiantino proprio principale, cioè proprio il minimo indispensabile che si può fare con un impianto, per quanto riguarda le logistic pipe, perché poi dopo noi andremo anche ad allungare le nostre logistic pipe qui e metteremo i macchinari qua, visto che abbiamo già i cavi sotto che passano. Anche se prima ancora andrò in miniera a procurarmi un po' di carbone, perché l'abbiamo finito. E andremo a mettere, vi farò vedere anche finirò di costruire i moduli lì sotto. Poi farò vedere anche un modulo che sempre che si fa con l'MK2, si chiama Extractor, che serve proprio per estrarre gli oggetti da qui dentro e andarli poi a mettere nelle varie chest. Ad esempio collegheremo il pulverizer che andrà a macerare, lo passa direttamente dalla redstone furnace che lo cuoce, e poi mettiamo un MK2 qua con un modulo extractor che andrà a estrarre e andrà a mettere il prodotto finito già nella cesta e pronto già per essere preso. Quindi penso che per questo episodio sia tutto, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale o alla pagina Facebook o al Google+, quello che preferite. Da Zerk è tutto, alla prossima puntata. Ah, penso che la prossima puntata, dopo aver finito l'impiantino qui, il logistic pipe, vorrò provare a automatizzare anche la farm lì. Anche perché le redstone essenze stanno andando molto bene, ci ho fatto 10 ender pearl. Quindi, una favola. Da Zerk è tutto comunque. Alla prossima. Ciao a tutti.